Ma io non penso che sia scambiato il volto del Sorrento, perché per gran parte della gara, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, ha continuato a giocare anche contro vento con palla a terra. Abbiamo cercato sempre di trovare la giocata per creare difficoltà. È vero, negli ultimi minuti ci sono state delle palle particolarmente difficili, un paio sul calcio piazzato di Allegretti, ma questa lo sapevamo, e quella palla filtrante che ha sfiorato il palo. Sostanzialmente la squadra, a mio avviso, del Sorrento ha fatto una buona prova, perché tutti sappiamo come abbiamo affrontato questa gara, e c'era sicuramente, anche se noi non l'abbiamo dato a vedere, una certa titubanza prima della gara, senza due baluardi come Nocentini e Dinunzio, lo stesso Conan, che aveva mostrato di essere entrato anche in discreta condizione domenica scorsa, Tortolano che per tutta la settimana non si è allenato. Per cui, a prescindere da quelle che sono le assenze, credo che la squadra abbia dimostrato di avere personalità in una partita dove naturalmente c'era un aspetto psicologico non di secondo piano. Possiamo dire, con tutta onestà, che rispetto ad Andrea ha fatto un passo indietro? Anche due. Perché quello che ci è mancato è stata proprio l'intensità, arrivare prima sulla palla, più determinazione, più grinta. Questo è stato veramente da riflessione, e d'altronde ne sono coscienti anche loro, perché guardandoci in faccia a fine partita effettivamente è emerso questo. Sulla tattica, quando è inserito davanti a Sceri non ha pensato di cambiare modulo, perché attaccavamo sempre con massimo quattro giocatori, cioè non riusciamo a portare in area più di quelli. Sì, il problema erano i loro due e i due mezzi che si inserivano sempre. E l'idea di... oltretutto loro con i cinque dietro non è che scostavano niente, o hanno due attaccanti da controllare, o ne hanno tre, gli cambia poco. È che non arrivavamo noi sulle palle, e soprattutto non facevamo dei movimenti senza palla, cosa che era stata richiesta, però... Oggi effettivamente erano diversi i calciatori che hanno reso al di sotto dell'aspettativa. Invece proprio ho visto una squadra molto lunga, soprattutto nel suo tempo la squadra stava in 60 metri, e ho notato sin dall'inizio i difensori, non si posizionano così bella, che aggredivano poco gli attaccanti. È stata una tattica decisa all'inizio? È stata una carenza? Assolutamente no, assolutamente no. Quando mai? Se l'attaccante si abbassa a quei 4-5 metri va accorciato. È che dopo alcune giocate, dopo i 12-13 minuti, si sono un pochino intimoriti. Questo, ripeto, è motivo di riflessione, perché non deve esistere il fatto che subentri la paura. No? Si gioca 11 contro 11, lì i difensori devono accorciare, i centrocampisti devono andare a raddoppiare prima, e questo non è stato fatto. Manca del gol, credo che... L'occasione di Musetti la potevamo sfruttare meglio, però credo poi alla fine è stato un pareggio giusto, perché pure loro hanno avuto una palla al secondo tempo. Però credo che è stata anche una partita condizionata dal vento, perché il secondo tempo arrivavano delle raffiche di vento, facevi fatica a calciare il pallone. La luce era guardando la classifica, non è cambiato poco, si è complicato, perché la Carrarese ha vinto. Mancano 5 partite difficili, si è deciso di guardarle uno alla volta. Sì, ma io credo che già da un bel po' sapevamo che noi, il Barletta e la Carrarese, facevamo il campionato sotto. Però credo che se giochiamo come abbiamo giocato oggi, ricordiamo che abbiamo giocato con una difesa, il più giovane aveva 19 anni, il più vecchio aveva 19 anni, 20 anni, credo che sia stata una buona prova. La vittoria della Carrarese non ci voleva, però il campionato lo dobbiamo fare noi, mica possiamo pensare alle altre. Sicuramente il fatto che non abbiamo subito gol non è per merito mio, è tutta la squadra che si è compattata in un momento che diciamo che ci siamo venuti fuori da un po' di partite che abbiamo subito tanti gol. Allora ci siamo compattati dietro, stiamo difendendo bene e niente, adesso dobbiamo continuare così, magari facendo qualche gol. Purtroppo è vero, questa è la verità. Oggi non abbiamo avuto l'approccio che volevamo alla partita.
però tutto sommato penso che comunque due o tre occasioni le abbiamo avute, dovevamo sfruttarle e non è andata così. Il clima è così, ci guardiamo in faccia e niente, dobbiamo tirarci su perché comunque il campionato non è finito, mancano ancora delle partite, quindi voglio dire, dobbiamo ancora sperare di fare più punti possibili, anzi dobbiamo fare più punti possibili, tutto lì.